Ciao a tutti e benvenuti a questo episodio di Plesiomania, dinosauro portami via. Che dire della plesia, avevo già recensito un libro che troverete qua sopra tra le schede, per se sarete per caso curiosi di vedere la prima recensione che feci sul libro Plesio. E che dire, vi parlerò di tre libri che a guardare esteriormente sono diversi l'un dall'altro, ma che sono accomunati da un tema fondamentale, la fantascienza. Buona visione. I superstiti di Riddle. In questo libro, come ogni distopico che si rispetti, l'umanità ha raggiunto il livello supremo di idiozia, arrivando a distruggere la propria casa e ad autocostringersi a vivere in un ambiente artificiale e scomodo. Complimenti, razza umana, come sempre non deludi mai. Solo la colonizzazione sembra la via per una nuova terra promessa. Questa terra si chiama Riddle, ma purtroppo è già stata occupata da un'altra forma di vita intelligente. Riddle, in origine, era un pianeta rigoglioso e spietato, ma l'essere umano modellò l'ambiente secondo i propri bisogni, facendo quasi scomparire gli animali e le piante nativi. Naturalmente, questo non piacque alle popolazioni locali, e potete immaginare i risultati di queste azioni. Una guerra di 200 anni. Potremmo chiamarla la guerra delle ruspe contro gli immigrati umani. Il libro inizia già subito con una situazione allarmante. Red City, uno dei pochi avamposti dei coloni, viene distrutto da un attentato terroristico. Solo Nerissa, giovane colona che nulla sa delle atrocità degli umani e del mondo là fuori, e Handel, sua professoressa, si salveranno. Nerissa si scontrerà con gli indigeni e comprenderà che la guerra non ha corrotto solo gli umani, ma anche gli stessi alieni. O meglio, sono gli umani i veri alieni, ma è una questione di punti di vista. Come si dice, tutto il mondo è paese. Ops, in realtà volevo dire tutto l'universo è un paese. L'autrice riesce a dare una personalità a tutto tondo ai personaggi. Abbiamo Dar, giovane combattente, che è un individuo bisbetico, ma sotto sotto è un ragazzo di buon cuore e molto curioso. Sarà la curiosità a portarlo a vedere il mondo sotto un altro punto di vista. Handel, una donna fredda e calcolatrice, ma che sa anche vedere oltre le apparenze. Non dico di più per non farvi spoilers. Evran, un ridaniano duro, formato da anni di esperienza sul campo di battaglia, ma anche una figura paterna per i suoi sottoposti. I superstiti di Riddle è un romanzo che mostra come le nostre azioni, soprattutto quelle più imbecilli e crudeli, influenzino non solo noi stessi, ma anche ciò che ci attorna. L'uomo ha distrutto se stesso, la sua casa, per chissà quale guerra in nome del denaro. I Riddiani si ricoprono del sangue di civili innocenti, talmente il loro odio per gli umani è grande. Dar e Nerissa sono due facce della stessa medaglia, in un certo senso. Dar è un bambino che ha perso l'innocenza, che però la riscopre in Nerissa, e viceversa. Proprio loro avranno una svolta definitiva per il destino del pianeta. Inutile dire che la mia reazione a fine lettura è stata questa. L'ultimo Kama. Allora, iniziamo a dire che L'ultimo Kama non è un libro per tutti. La storia è un ibrido tra fantasy e filosofia con un pizzico di metafisica. Questo a livello commerciale potrebbe risultare come un punto dolente, in quanto solo pochi potrebbero comprenderlo. E per pochi intendo le persone che si vedono o leggono film e libri altrettanto complicati come Evangelion oppure Lane Experiment. L'ambientazione è molto singolare. Un futuro nel passato. Immaginatevi ad esempio gli Egizi o i Sumeri con una tecnologia cyberpunk. In un certo senso riprende lo stile di Laputa, la città nel cielo, film dello studio Ghibli, per dire. I Laputani avevano una cultura antica, ma una tecnologia molto avanzata. Altre fonti di ispirazione sicure sono Matrix ed Evangelion, per l'elemento filosofico e fantascientifico che tinge il libro. Soprattutto il finale, che intitolerei The End of Kama invece che The End of Evangelion. E ho detto tutto. Ma lasciate che vi spieghi bene la trama. Mia dovrebbe essere la prescelta per compiere l'ultimo Kama, un rituale che darebbe stabilità al mondo governato dai vari dei degli elementi. Un giorno il suo moroso, Dovak, esiliato dal clan dei sacerdoti, torna per dirle che lei è stata manipolata e che gli dei sono solo delle macchine create dagli esseri antichi.
la ragazza verrà così trasportata in un turbine di dubbi. Tutto quello che le hanno raccontato è una menzogna? Dobrak è pazzo? Soltanto andando avanti con la storia lo scoprirà. Il libro si divide tra le forze di Dobrak, che intende distruggere gli dei per amore, e le forze che invece vorrebbero compiere il Kama, per ristabilire l'equilibrio. Mi fermo qua, per non spoilerare oltre. Che dire, i personaggi sono umani e soprattutto molto bugiardi. I più grandi inganni vengono perpetrati per amore, e ci viene da chiedere se questo sia un sentimento positivo, soprattutto in un mondo dove la realtà rischia di collassare per colpa di verità celate. Avremmo intrighi familiari, peggio di Beautiful e del Trono di Spade. Dobrak è un eroe romantico, il tormento è il suo emblema, ma ogni azione che fa è dettata dall'amore che prova per la sua compagna. Mia è un'eroina umana con le sue debolezze e insicurezze, una ragazza che purtroppo è stata facilmente manipolata da coloro che la circondavano. Belaren, sua sorella, è una donna che si è ritrovata orfana di madre in tenera età ed ha dovuto fare lei stessa da figura materna a Mia. A parer mio è proprio Belaren la vera protagonista, è forse il personaggio che soffre più di tutti per le menzogne dei suoi cari e sarà quello che più di tutti prenderà in mano la situazione. In conclusione, L'ultimo Kama è una storia complessa dove l'uomo cerca di affermare il libero arbitrio in un mondo dove non c'è. Inutile a dire che la mia reazione al finale di questo libro è stata questa. The prophecy is true. Che dire, l'autore di Roy Rocket non è niente di meno che l'autore delle copertine di Nathan Never, Sergio Giardo. Come possiamo dedurre, il romanzo è un fantascientifico per ragazzi. Roy Rocket si presenta come un romanzo ben scritto scorrevole, dove questo povero ragazzino passa varie peripezie, causa di un misterioso marchingegno almeno. I personaggi principali sono ben caratterizzati, ognuno ha la sua personalità. Ho adorato troppo Humphrey, il leprotto robot, dotato di un particolare sarcasmo ed ingegno, e Smog, l'alieno chef dalla preparazione culinaria piuttosto bizzarra. Vi risparmio i dettagli. Ho apprezzato particolarmente l'ambientazione e le svariate popolazioni aliene. Ho provato una simpatia indescrivibile per il governatore dei destini dell'universo, un soggetto ambiguo a metà tra Pennywise di It, ma buonaccione, no? Quindi non è un clown assassino, ma è un clown simpatico, e Q di Star Trek. Insomma, è un'entità che assume le fattezze di un clown perché sembra che le sue vere sembianze facciano rimanere secchi o comunque causino uno shock a chi le guarda, quindi è una specie di, da quel che ho capito, entità lovecraftiana che si nasconde in sembianze simpatiche per non far morire le persone con cui parla. Passiamo ai lati negativi. Avrei preferito una maggiore caratterizzazione del villain, in quanto sembra macchiettoso e stereotipato, ma nutro speranze di un suo approfondimento, in quanto il libro sembra essere il primo di una serie. In conclusione, Roy Rocket è un libro adatto per tutte le età, sa intrattenere sia adulti che bambini, e non manca di citazione ai classici della fantascienza come Doctor Who o Star Trek. La mia reazione al finale del libro è stata così.